Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete in una versione gaming nel mio studio dove ho il computer, dove edito i video e dove, diciamo, porto i miei contenuti, li creo e, diciamo, li edito. Oggi infatti andiamo a parlare non di alimentazione e fitness, non siamo in palestra come potete ben vedere, ma oggi andremo a parlare di un argomento molto molto dibattuto nell'ambito YouTuber, che è la monetizzazione dei video su YouTube. Quindi oggi vi mostro quanto guadagno e quanto monetizzo con il mio profilo, che è un profilo che ha iniziato adesso a guadagnare, infatti ho solamente 1100 iscritti facendo arrotondando, quindi solamente da 100 iscritti, quindi da circa un mese e mezzo posso monetizzare i miei video e vi faccio vedere quanto un canale così piccolo comunque abbia un buon potenziale se poi viene relazionato a quelli che sono i canali più grandi. Quindi, detto questo, vi ricordo solamente quali sono le caratteristiche per avere un canale che può monetizzare i propri video. Quindi dobbiamo avere 1000 iscritti, almeno 4000 ore di visualizzazione in un anno ai propri video e soprattutto ogni video viene sottoposto ad una, diciamo, valutazione da YouTube per quanto riguarda il copyright e per quanto riguarda ciò che diciamo nel video. Quindi tutto comunque è sottoposto a YouTube che può decidere di non monetizzarci il video per X motivi. Quindi il copyright, quindi un linguaggio scorretto, quindi magari materiale non adatto a YouTube, e anche da questo si basa poi ciò che andremo a guadagnare ogni 1000 visualizzazioni e ogni volta che diciamo gli inserzionisti andranno a pagare per essere inseriti nei nostri video. Pagheranno YouTube e poi YouTube ci diciamo ridarà a noi una percentuale di quello che gli investitori vanno a spendere in pubblicità. Ovviamente questo guadagno verrà tassato e poi finalmente arriverà a noi. Non vi aspettate chissà che guadagni, vi ho già spiegato in questa introduzione che comunque è un canale molto piccolo il mio. Chi mi segue lo sa, chi non mi segue vi prego di iscrivervi al canale. Arriviamo a 1100 iscritti precisi e continuiamo ad andare avanti senza perderci d'animo. E io vi lascio al video e vi lascio, diciamo, a questa breve spiegazione su come funziona la monetizzazione su YouTube. Allora, eccoci qua sulla mia, diciamo, schermata di YouTube Studios. Infatti, qui c'è l'ultimo video che ho pubblicato, è andata abbastanza bene. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e condividere i miei video se vi piacciono con magari degli amici appassionati di palestra, fitness, alimentazione, anche se adesso inizieranno ad arrivare altri video a scopo un po' più intrattenitivo. Qua in contenuti vediamo, diciamo, tutti i video che ho messo sul canale in questo anno e mezzo, sono parecchi. E andiamo a vedere ad esempio l'ultimo video. Se clicchiamo su Analytics possiamo vedere le visualizzazioni, il tempo di visualizzazione, gli iscritti. Io perdo iscritti mettendo video, non è male. No, God! No, God, please, no! No! E le entrate stimate, quindi ciò che ho guadagnato secondo YouTube con questo video. Siamo a meno di un euro, che però non è male visto che sono solamente 400 visual. Adesso andiamo un po' più dentro alle statistiche del mio profilo, quindi apriamo il profilo Analytics e andiamo a vedere le visualizzazioni negli ultimi 28 giorni. Quindi qui abbiamo un riassunto di ciò che ho fatto nell'ultimo mese. È stato un mese dove ho caricato veramente poco, non sono stato molto attivo per degli impegni extra YouTube e quindi è stato un mese buono per visualizzazione e tempo di visualizzazione, molto meno per gli iscritti che sono meno del solito, quindi sono solamente più 30 e qui potete già vedere un po' le entrate stimate. Qui poi abbiamo la copertura, quindi quanti account ho raggiunto in questo mese. Se poi andiamo a vedere l'intera durata, vediamo tutte le impressioni, ma 1,5 milioni non è poco, dai, è più di un anno, però non è poco, con dei picchi, ad esempio questo, sulle 40, 50.000 in un giorno, tantissime, e 138.000 visualizzazioni. Questo è il coinvolgimento, quindi quanto tempo hanno visto in totale i miei iscritti negli ultimi 28 giorni? 476 ore. Quindi, ritornando al discorso delle 4.000 ore in un anno, non sono difficilissime da fare, cioè solitamente se arrivate a 1.000 iscritti avete anche le 4.000 ore di visualizzazione, quindi potrete attivare la monetizzazione. Questo è il mio pubblico, spettatori di ritorno, quindi quelli magari che non sono iscritti e vengono a vedere i video, e spettatori unici che guardano un video e poi se ne vanno, molti di più. 30 iscritti, e poi qui abbiamo anche la percentuale di non iscritti, che è quella che io vi rimetto sempre perché molti di voi guardano i video e non si iscrivono, quindi iscrivetevi al canale. E poi abbiamo la fatidica schermata delle entrate. Adesso vi oscurerò quelle che sono le entrate in questo primo periodo per spiegarvi un po' di cose. In questa schermata abbiamo due valori, uno è l'RPM, quindi le entrate per 1000 visualizzazioni, che indicano quanto guadagno ogni 1000 visualizzazioni, e in questo caso è 1,04 euro.
Questo invece è il mio CPM e indica il costo effettivo per 1000 riproduzioni e ti permette di comprendere quanto hanno pagato gli intersezionisti per 1000 riproduzioni monetizzate. Quindi queste sono 1000 riproduzioni totali, monetizzate o non, e infatti è una media, diciamo su una su tre viene monetizzata, infatti viene un euro preciso. Questo invece sono i guadagni che io farei se tutte le mie visualizzazioni fossero monetizzate. E sono 3,33€, che non è male, perché se le riapportate, ad esempio, a 1 milione di views, sono più di 3.000 euro. Che per degli youtuber che lavorano con YouTube e fanno delle grosse visual, non è assolutamente poco. Ovviamente, rapportate al mio profilo, vengono delle entrate abbastanza basse. I video... Anzi, prima vi faccio vedere le entrate di questo mese, che sono 8,29€ negli ultimi 28 giorni, quindi dal 16 febbraio al 15 marzo. Adesso andiamo negli ultimi 90 giorni per sbloccare tutte le diciamo entrate, perché è poco più di un mese e qualche giorno. E sono 13,45€. Io ho iniziato a guadagnare il 25 gennaio, quindi diciamo un mese e qualche settimana, sì, un mese e due settimane più o meno, per fare 13,45€. Non è male, il CPM secondo me è molto alto, l'RPM è basso, ma anche perché io faccio poche visual, quindi c'è anche meno possibilità che i miei video vengano monetizzati a dovere. Andiamo a vedere anche i video con maggiori utili, quindi quelli che mi hanno generato più profitto, e abbiamo l'home gym un anno dopo. Quindi quando si parla di home gym è sempre una buona cosa, 4€, non male, non male. E poi abbiamo il grande classico del mio canale, ovvero il video su Filippo Rispoli, che mi ha generato 2,24€, però è un video vecchio che se fosse uscito adesso avrebbe generato sicuramente tanti tanti più soldini. Detto questo, avendo dato un'occhiata al mio profilo, e questi sono i miei iscritti attuali, quindi 1088, cerchiamo di arrivare a 1100 in fretta, ritorniamo alla visualizzazione standard per fare due considerazioni. Allora, ritorniamo in modalità standard per discutere un po' di questi guadagni. Ovviamente non sono tanti, anzi, diciamo, ci pago una pizza fuori. E soprattutto YouTube, se non ho capito male, fino a 100€ non vi manda niente, quindi dovrò ancora aspettare molto per avere qualcosa. Però già avere avuto l'impressione di poter guadagnare qualcosa con YouTube mi fa un gran piacere, soprattutto per tutto l'impegno che uno ci mette. Questi dati vanno rapportati a chi lo fa di lavoro. Ovviamente uno YouTuber molto molto amatoriale come posso essere io non la potrà mai usare come prima fonte di guadagno, a meno che una botta di culo non lo faccia arrivare chissà dove. Però, ad esempio, gli YouTuber di intrattenimento forti, gli YouTuber di gaming forti, che hanno dei grossi traffici sul loro profilo, hanno sicuramente una buonissima fonte di guadagno, perché se rapportate questi CPM, quindi 1, 2, 3 euro ogni 1000 visualizzazioni, per canali che fanno milioni di visualizzazioni al mese non è assolutamente male. Gli stessi YouTuber fitness che, diciamo, conosco, che non sono grandissimi, come possono essere Valentino Yang, Domenico Greselin, che comunque iniziano ad avere un certo pubblico, possono avere una fonte di guadagno, diciamo, alternativa e che vada ad integrare quella magari di un lavoro, perché se si inizia a parlare di 600-700 euro al mese iniziano ad essere dei bei soldini che uno onestamente si prende, anche solamente per ripagarsi l'attrezzatura e gli sforzi fatti, visto che solamente per cominciare serve un buonissimo investimento. Detto questo, non è sicuramente il guadagno che ci fa andare avanti su YouTube, ma la passione per registrare video e per divertirsi e per portarvi dei contenuti quanto più bellini e carini possibili. Però ovviamente serve anche un minimo di supporto. Quindi questo video può finire qui, è un video molto illustrativo per farvi capire un po' come funziona la monetizzazione su YouTube, e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per supportarmi nel canale. Arriveranno altri video, probabilmente altre reaction, altre, diciamo, discussioni su argomenti sia di alimentazione che di allenamento. In particolare il prossimo video sarà una reazione al video di un altro YouTuber dal punto di vista alimentare, quindi visto che studio dietistica vi porto la mia opinione su un video, una challenge che potrebbe generare una buona discussione. Quindi come sempre noi ci vediamo qua sul mio canale per un altro video.